Bentornati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, l'argomento di oggi è lo sport per gli anziani, e cioè che l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie, si è raccomandata che anche per gli anziani sia comunque consigliato fortemente un'attività fisica. Volevo chiederle in che dosi e soprattutto che tipo di attività fisica, perché sappiamo benissimo che con l'avanzare dell'età lo sport diventa più fisioterapico. Sì, esattamente. I consigli dell'OMS parlano di minimo 150 minuti alla settimana, ma il consiglio è sul minimo, non sul massimo. L'anziano dovrebbe fare paradossalmente più sport che il giovane, ma uno sport diverso. Uno sport ovviamente meno incisivo, uno sport più tranquillo, uno sport che alleni sempre l'aspetto aerobico, e cioè il fiato e il sistema cardiovascolare, come può essere la corsa leggera o anche solo la camminata veloce, la cicletta, la bicicletta molto tranquilla, ma soprattutto lo stretching e l'allungamento, perché l'anziano va incontro a una progressiva rigidità che lo porta poi a non riuscire a fare anche le cose più semplici e più normali della giornata. Ovviamente l'agonismo non è tanto consigliato, è più consigliato uno sport, come hai detto tu, con effetto fisioterapico, e cioè indirizzarlo a correggere le nostre problematiche, per esempio alternare all'allenamento aerobico, come abbiamo detto, corsa, cicletta e nuoto, alternare dei pesi leggeri, molto leggeri, per contrastare l'osteoporosi. Perché per contrastare l'osteoporosi dobbiamo utilizzare la forza muscolare con un po' di carico, e ovviamente questo per evitare mal di schiena o problematiche deve essere fatto sotto la guida di un fisioterapista o di un personal trainer esperto. Ma la cosa più importante che non deve mai mancare è proprio lo stretching, cioè l'allungamento. Certo. Che possa essere puro stretching, che possa essere Pilates, che possa essere yoga, che ovviamente dà di più, perché ci permette anche col controllo del respiro e con il controllo della mente di riuscire a migliorare gli umori. Comunque lo stretch e l'allungamento è estremamente importante per mantenere la funzionalità delle nostre articolazioni, che si irrigidiscono in maniera abnorme nella vecchiaia, oltre a, ovviamente, a una diminuzione della forza. Una cosa però che vorrei segnalare è che nella persona anziana c'è anche una perdita, un deficit non solo muscolare ma anche neuronale, cioè di capacità di coordinazione neuromotoria. Ecco perché lo sport, che come può essere, non so, il calcio, è troppo pericoloso per gli infortuni, gli sport che richiedono coordinazione sono un po' pericolosi. Allora qui subentra il ballo. Il ballo, che ha una funzione, direi, di anche antidepressiva, perché libera endorfine del buon umore, ballare. Assolutamente sì, il ballo libera, alza la serotonina, alza le endorfine del buon umore, e poi ha un effetto di migliorare la coordinazione neuromotoria, migliorare l'equilibrio, tutte cose che con la vecchiaia vengono perse. Quindi l'allenamento aerobico nell'anziano, che magari non ha voglia di correre per un'ora con i pantaloncini, con il freddo e tutto quanto, può essere sostituito dal ballo, sempre che venga fatto con una certa costanza, almeno 3 volte alla settimana, per un tempo abbastanza lungo. Insomma, il ballo ovviamente ha un'intensità molto bassa di impegno fisico, ma se fatto per tempi lunghi migliora anche molto l'apparato cardiovascolare, ma soprattutto la coordinazione motoria, che è quella che si perde con la vecchiaia. Benissimo, dottor Torchio. Invece, per quanto riguarda, appunto, dal punto di vista di fisioterapico, diciamo che l'anziano è una ginnastica passiva alla fine. Sì, noi possiamo aggiungere la fisioterapia nella misura in cui ovviamente con l'età subentrano delle patologie. Potrebbero essere patologie alle spalle come la periartrite, potrebbero essere patologie al ginocchio, potrebbero essere patologie all'anca o gli eterni mal di schiena. In questo caso è chiaro che l'anziano avrà una sua scheda di attività fisica, di ginnastica, ma soprattutto di stretching, con degli esercizi di vero e proprio recupero funzionale di quei deficit che porta.
Ecco perché dovrà imparare in compagnia di un fisioterapia, di un fisioterapista i suoi esercizi specifici e poi introdurli nel suo allenamento, nella sua quotidianità per sostenere quelle parti che ne hanno bisogno. Dottor Torchio, la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli come sempre e a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi o gradite rivedere una puntata basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio. Vi auguro un buon proseguimento di visione.